vedere. Non si vede, non è una mucca, guarda. È Paperino. Poi? Quelli sono i Minions. Sono gli adesivi per le unghie. Sì? Letto. Acqua? Ok. Adesso lo raccogliamo. Oh, attenta, guarda qui chi c'è. Oh, santa pazienza. Oh, mio Dio. C'è un micio. Dove sono quelli? Peppino. Sono fiori. Ma no, è Minnie. E Topolino. Cos'è quelle? Sono piume. Non sono riuscita a fare molto. Adesso sto aspettando Gabriele, che dovrebbe arrivare col pulmino. Allora, eccomi in casa. Adesso devo andare a mettere a posto la cucina. Oggi pomeriggio hanno fatto la video lezione di informatica e di francese Gabriele e Sabrina. E quindi, cosa hai detto? E quindi noi siamo stati di sopra, ci siamo un po' tutti riposati, io ho anche steso, perché comunque il cielo è splendente, è azzurro, però fa freddo, fa freddo dire poco, fa freddissimo. Anche un'altra novità, diciamo così così, perché praticamente i genitori di alcune bambine che vanno in classe con Gabriele sono positivi, quindi stanno aspettando che le bambine che le bambine facciano il tampone per dirgli il risultato. Quindi domani le bambine sono a casa per un motivo, senza didattica a distanza. Invece Gabriele è a casa in didattica a distanza domani in via precauzionale. E poi si vedrà in base a quello che ci diranno se queste bambine saranno negative, possono tornare a scuola da lunedì. Se invece queste bambine fossero positive anche loro, siccome sono andate a scuola, anche Gabriele e gli altri compagni dovranno fare 14 giorni di quarantena. Quindi vediamo, speriamo bene, insomma. E niente, adesso vado a pulire la cucina e noi ci aggiorniamo dopo. Se riesco a trovare una posizione, vi faccio vedere quello che faccio. Il cavalletto ancora non è uscito, cioè è una cosa assurda. Prima o poi lo troveremo. Comunque devo dare una bella pulita alla cucina, perché ci sono ancora i piatti del pranzo, perché abbiamo pranzato e poi siamo corsi su in modo da lasciare a Gabriele e Sabrina la sala per fare questa lezione. Quindi adesso devo fare quello che devo fare.
E con la preparazione della cena si conclude anche questa giornata. Questa sera abbiamo mangiato minestrina e poi insalata con pomodori e fagioli di Spagna. E quando avete visto Giada vicino a me, perché ha perso un dentino di quelli davanti, mi faceva vedere. E niente, le giornate sono un po' sempre le stesse, non potendo uscire di casa. E quindi sono un po' così. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3.